Buongiorno, ben ritrovati qui sulla Web TV del Fatto Quotidiano. La settimana scorsa abbiamo presentato il nostro scoop sul Monte dei Paschi di Siena con questo format, cioè due persone che rispondono alle domande che arrivano via Twitter. Sembra che vi sia piaciuto a voi, diciamo, spettatori della Web TV del Fatto, e quindi abbiamo deciso di replicarlo in queste settimane di campagna elettorale. Gli abbiamo dato un nome molto parlamentare, Question Time, e l'idea è di incontrare i cervelli economici delle varie liste, insomma, quelli che danno le idee sulla crisi, sull'economia e sulla finanza, per capire meglio cosa vogliono. Insomma, sul giornale vi raccontiamo tutti i giorni degli impresentabili, degli improponibili, eccetera. Qui in questo spazio cerchiamo di andare un po' più sul merito e sui programmi. Quindi questa settimana, insomma oggi, cominciamo con Vladimiro Giacchè, che molti di voi, se ci seguite sul fattoquotidiano.it, già conoscono, perché Vladimiro, non, diciamo, non nascondiamo i trascorsi, ci diamo anche del tu e ci conosciamo bene, perché Vladimiro in questi anni è stato un nostro editorialista e poi un blogger anche molto seguito. Adesso lo ritroviamo in veste di candidato con Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia. Due parole solo su chi è Vladimiro. Vladimiro ha una formazione, diciamo, filosofica, poi è andato a lavorare nel settore della finanza, prima pubblica, poi privata, e appunto nel frattempo ha sempre coltivato una passione per la politica, questo lo possiamo dire, più come intellettuale che come militante, e adesso lo troviamo appunto impegnato direttamente con Rivoluzione Civile. Però noi siamo qui non per parlare appunto di coalizioni, liste e percentuali, ma per parlare della crisi. Intanto vi invito a mandarci i vostri tweet su Twitter con gli hashtag FattoTV e Question Time, e noi qui in diretta vi risponderemo, li vediamo comparire, li vedete anche voi in sovrimpressione, e quindi siamo pronti a rispondere alle vostre domande. Allora, partiamo dalla prima, poi dopo ovviamente ne aggiungo anche io perché ne ho tante da chiedere a Vladimiro, però partiamo da un tema molto caro al Fatto, poi dopo ci sposteremo sulle cose un po' più macro. Ci scrive Mauro Gamba: eventuali rimborsi elettorali andranno in beneficenza o al partito? Questo, togliamoci il dente subito, Vladimiro. Sì, ma dunque, come probabilmente chi ci segue sa, diciamo, la nostra lista è quella che beneficia, diciamo, meno di fondi proprio o impropri, diciamo, di cui beneficiano invece i grandi partiti. Questo è un grande problema democratico, ovviamente, perché le Perché voi non campagne eravate in elettorali Parlamento e costano. quindi non Esatto, avete tesoretto da spendere. e per cui i rimborsi elettorali serviranno per rimborsare una parte delle spese elettorali. Bene, questo quindi avete capito, no? Diciamo, cioè, è un approccio diverso da quello di Grillo, ma come dire, chi fa poi politica sul territorio e fa una campagna elettorale sa che anche la democrazia ha un costo. Allora, arriviamo subito al tema dei temi. Ci scrive un nostro spettatore: la ricetta giusta per la crisi è una e semplicissima: uscire dall'euro e ripristinare la sovranità monetaria. Allora, Vladimiro, prendiamo subito il tema principale, che è questo. Uscire dall'euro è una risposta alla crisi in questo momento? È percorribile? In che modo? Perché ci sono una serie di partiti che sottotraccia questo tema osano discuterlo. Insomma, il PDL ogni tanto lo tira fuori, Grillo ha proposto il referendum. Insomma, Sì. quindi il tema c'è. Cosa. Dunque, il tema c'è, lo agita in parte chi non dovrebbe farlo, nel senso che non riesco a capire sinceramente a che titolo, se non per propaganda elettorale, ma questo è un altro discorso, il PDL parli di un tema di questo genere quando non solo non ha fatto nulla contro l'euro quando hanno governato lungamente negli ultimi 20 anni, ma cosa molto più grave a mio avviso, sono coloro che hanno fatto passare esattamente le norme che ora passano sotto il nome di Fiscal Compact, ma erano già state approvate sotto il nome di Six Pack, ci sono altre denominazioni un po' cervellotiche di cui l'Unione Europea ci gratifica, che stanno peggiorando la nostra crisi. Mi spiego Perché, sì, subito. perché, ecco, Ecco, spiega perché i vincoli di bilancio che ci stanno soffocando sono passati i vincoli di durante. bilancio che ci stanno soffocando sono passati col voto favorevole dell'Italia quando al governo c'erano Berlusconi e Tremonti, e questi vincoli, in particolare uno, ce ne sono due che sono chiave, il vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione,
e il vincolo, che è ancora più grave prospetticamente a mio avviso, di una riduzione del 5% della parte di debito pubblico che eccede il 60% del prodotto interno lordo. Questa cosa sembra una cosa cervellotica, ve la traduco in soldoni, significa che noi dovremmo fare manovre finanziarie da 45 miliardi l'anno, qualcuno stima 47, poi la differenza insomma è relativa, per numerosi anni, e queste manovre dovranno aggiungersi anche alle spese per interessi che noi paghiamo, che saranno ovviamente gradatamente sempre inferiori se le cose vanno come sperano a Bruxelles. Cioè, se lo Bruxelles, spread resta no? basso, noi dovremmo pagare meno che negli ultimi, però, anni, negli ultimi due anni. Per dire, nel 2012 le spese per interessi sono ammontate a 72 miliardi. Se noi sommiamo questa cifra, 70-75, a 45, abbiamo una cifra mostruosa di manovre finanziarie da fare ogni anno. Questa è una ricetta infallibile, non per risanare i conti, ma per il declino del nostro paese. Ecco, tutto questo, l'unica alternativa a questo sarebbe crescere al 3% all'anno, cosa che farebbe un po' ridurre il rapporto debito-PIL, ma questo non sembra lo scenario verso cui ci stiamo avviando, quindi, come dire, il tema del rigore nei conti resta. E appunto, uscire dall'euro è un modo per sottrarsi a questa camicia di forza o è un... Noi dobbiamo innanzitutto sottrarci alla camicia di forza costituita dal Fiscal Compact, che va assolutamente rinegoziato dal nostro paese. La possibilità di farlo c'è, perché ci sono numerosi paesi europei che hanno interesse, come noi, a una rinegoziazione, e c'è un fatto nuovo che è emerso negli ultimi mesi: la stessa Germania comincia a avvertire la possibilità concreta di una recessione a causa del fatto che le sue esportazioni verso i paesi cosiddetti periferici, diciamo, quelli del sud Europa, sostanzialmente sono crollate a causa esattamente delle politiche di austerity che la stessa Germania, assieme agli altri paesi, ha imposto ai paesi che erano in difficoltà. Quindi per chiarire bene a chi ci sta seguendo, possiamo dire che se quando voi sarete in Parlamento non spingerete per l'uscita dall'euro, spingerete per rinegoziare i vincoli che ci stanno in questo momento costringendo a come dire, ad anni di rigore, dopo già i due o tre che abbiamo... Spingeremo per tante cose, poi spero che avremo modo di parlarne, tempo. Perché noi abbiamo un problema, abbiamo un problema di un grande debito pubblico, però abbiamo un problema anche di risorse occulte che sono recuperabili, e noi abbiamo già presentato in questi giorni, ma poi torneremo sull'argomento, delle proposte concrete per recuperarli. Abbiamo un'evasione fiscale spaventosa, che priva lo Stato di 120 miliardi di euro di gettito all'anno, e abbiamo anche un sottoutilizzo molto forte dei fondi europei. Su tutti questi tre fronti intendiamo operare, spero che magari torneremo. Il nostro punto di vista però sulla questione dell'euro è un altro. Il nostro punto di vista è questo: l'euro era un patto sostanzialmente, che aveva da una parte la perdita della sovranità monetaria e dall'altra la possibilità di usufruire di bassi tassi di interesse, tassi di interesse sostanzialmente allineati a quelli tedeschi. Voi non potete più decidere cosa fare con la vostra spesa pubblica o il vostro debito, però in cambio vi diamo lo scudo dell'Europa che vi fa pagare meno il debito, esatto. Una cosa di cui noi abbiamo beneficiato parecchio in questi anni. Una cosa di cui abbiamo senz'altro beneficiato. Il punto che secondo me anche negozialmente l'Italia avrebbe dovuto far valere, e noi cercheremo di fare in modo di far valere, è che se si rompe questo, se uno dei due poli, no, di questo accordo, no, vengono meno, allora viene meno anche evidentemente la convenienza per un paese di restare nell'euro. E questo, come dire, non è una visione di un partito, come dire, radicale, eccetera, l'ha detto anche l'ex presidente ormai dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, che ha detto l'euro era un patto, abbiamo promesso una maggiore, come dire, integrazione e armonia tra i paesi, tra i cittadini europei, questa cosa non si è verificata e anzi abbiamo visto che si è polarizzato, cioè i paesi del nord in contrapposizione ai paesi del sud. Sì, ed esattamente. Quindi il tema c'è. Sono molto, molto d'accordo con questa puntualizzazione, perché in realtà quello che sta accadendo sotto traccia e che continua ad accadere, anche se in questo momento lo spread si abbassa, però può darsi che miracolosamente riprenda ad alzarsi, ad esempio a una settimana dal voto, per far vedere
che c'è bisogno di un risanatore. Di Vladimiro, che però, però se succede voglio che venga registrata. In realtà quello che sta accadendo è una, quella che viene definita in gergo balcanizzazione finanziaria dell'Europa, cioè i capitali che venivano prestati prima ad alcuni paesi da Francia e Germania stanno tornando a casa. Questo significa che i rapporti finanziari tra i vari paesi cominciano a districarsi e la fine dell'euro è sempre più tecnicamente possibile. Quello che però la rende più probabile è il fatto che si accentua la divergenza tra le economie, cioè alcune economie che vanno male, altre che vanno benino. In questo momento di economie che vanno particolarmente bene in Europa non ce n'è nessuna, onestamente, neanche quelle del nord. La Finlandia sta cominciando ad avere problemi, l'Olanda pure, e la stessa Germania ha problemi abbastanza significativi che probabilmente emergeranno anche per il suo sistema bancario nei prossimi mesi. Ecco, però questi sono i veri due detonatori per quanto riguarda l'euro, non le scelte politiche che qualcuno può assumere oppure no. Ecco, no, giusto adesso poi, giusto per chiarire, appunto, noi non è che stiamo parlando con leggerezza dell'ipotesi di uscire dall'euro, però i trend che ci sono tali che stanno davvero mettendo a rischio la ragione sociale, diciamo, della moneta unica, e quindi è giusto anche, come dire, ragionarci. Adesso dobbiamo rispondere un po' alle tante domande che appunto ci stanno arrivando. Ce ne sono diverse che ci arrivano appunto con l'hashtag Question Time o con quello Fatto TV sul Monte Paschi e sul nazionalizzare le banche. Qui ti chiedo proprio, dacci una risposta netta su questo. Il Monte Paschi è l'unica soluzione per risanarle, gestire e nazionalizzarla? Tu hai visto un po' i due fronti delle banche pubbliche e privatizzate, insomma, che dici? Ma io credo, devo premettere una brevissima analisi della situazione. Io credo che quello che è successo al Paschi, a differenza di quello che si sta dicendo, non deriva dal fatto, come dire, dall'influenza politica. Sicuramente questo è stato un elemento, ma è stato un elemento che è intervenuto in molte banche privatizzate. Quello che è accaduto deriva dal fatto che questa banca è stata privatizzata, sia pure con un azionista particolare come la Fondazione, però è un SPA quotata in borsa, privatizzata, che deve rispondere a determinati criteri, che sono i criteri di una redditività di breve termine, cioè creare utili, no, la famosa creazione di valore per l'azionista, che spesso viene identificata un po' impropriamente, a dire il vero, con la quotazione giorno per giorno del titolo. In questa qualità è stata coinvolta anche questa banca, come altre banche italiane, da una mania che è stata, a mio avviso, assolutamente deleteria per il nostro sistema bancario, ma anche per chi usufruisce dei servizi bancari, ossia la mania di un gigantismo, no? Perché più banche metti insieme, più alto è il valore di borsa, più è contento, esatto, l'azionista che aveva le azioni in origine. Esatto, questo era il criterio. Poi in realtà, la realtà si è incaricata di smentire queste previsioni. Nell'anno in cui il Paschi compra Anton Veneta ci sono state due fusioni molto importanti. Nel 2007, 2007 in cui viene decisa e poi nel 2008 completata. Ecco. Nel 2007 sono avvenute due altre grandi fusioni, quella San Paolo, Intesa San Paolo, e quella Unicredit Capitalia. In tutti questi casi il risultato è stata una notevole distruzione di valore. L'aggregato, distruzione di valore vuol dire che la somma, che 2 più 2 invece che fare 4, alla fine faceva 3. Che alla fine, dopo un lungo processo, ha fatto molto meno di 3. Nel senso che, faccio soltanto un esempio, Unicredit Capitalia assieme capitalizzavano 100 miliardi di euro, attualmente l'aggregato capitalizza 25 miliardi di euro. Questo perché? Per vari motivi, in particolare per quanto riguarda quella banca, per il fatto che, essendo una banca molto ramificata internazionalmente, era difficile gestirla, ecco, mettiamola in termini non troppo cattivi, diciamo. Sì. Questo è il quadro. Ecco, appunto, per quanto riguarda il Paschi, la stessa mania si è manifestata nell'aggregazione con Anton Veneta. All'epoca tutti i giornali furono strafavorevoli a queste operazioni, perché si creava, si diceva allora, il terzo campione nazionale. Ce lo ricordiamo, no? Tutti, grandi entusiasmo intorno a Mussari all'epoca. Ecco, chi ha desiderio di fare una bella ricerca d'archivio è caldamente invitato a vedere cosa dicevano i giornali di queste tre fusioni, che sono state, a mio avviso, entrambe fallimentari nei loro risultati. Dopodiché è intervenuto un altro elemento. Questa, come sapete benissimo, l'Anton Veneta è stata strapagata e questo ha creato un buco di bilancio. Per occultare questo buco si è fatta un'altra cosa che è tipica delle banche
quotate in difficoltà, ossia si sono acquisiti dei derivati che occultavano nell'immediato le perdite, salvo a creare delle perdite successive molto più come gravi. Gli accordi segreti che ha rivelato appunto il fatto qualche giorno fa, che hanno determinato lo scoppio, diciamo, della crisi attuale. Esattamente. E, ecco, questo ci dice, secondo me, qualcosa di abbastanza importante. Questi aggregati hanno comportato una concentrazione del credito molto significativa, soprattutto in certe zone del paese, e questo significa che sostanzialmente c'è un semicartello tra le grandi banche per le condizioni che riguardano le condizioni del credito, e questo non ha giovato né a chi chiedeva il credito né ovviamente necessariamente. Cioè, stai dicendo che abbiamo avuto banche troppo grosse che, nell'idea che più grande è meglio è, e alla fine in realtà ce le ritroviamo piccoline in borsa perché il valore si è distrutto, e in più che a livello di mercato avere poche grosse banche ci è costato a noi come clienti di più, perché alla fine hanno condizionato il mercato. E questa è una logica, vorrei dire, che è abbastanza esplicita per chi fa queste operazioni, perché una dei motivi per cui si fanno queste operazioni è l'acquisizione di un maggiore, come si dice in gergo, potere di mercato. Potere di mercato è esattamente la rendita oligopolistica, di fatto. Ecco, e quindi noi arrivando al buco del Monte Paschi, adesso che si fa? Gli si lascia gestirlo da soli con un po' di soldi pubblici? Oppure... Il punto è questo. Io credo che la soluzione sbagliata sia quella che è stata adottata, cioè non ha molto senso, a mio avviso, versare dei soldi sotto forma di prestito senza potere di governance, come ha sottolineato il presidente del Monte Paschi l'altro giorno, Profumo, ha detto ma lo Stato non c'entra niente, non ha potere di governance con questo prestito. Cioè potere di governance vuol dire che noi gli prestiamo 3,9 miliardi, ma loro non decidono cosa farne sostanzialmente. Non può interessarsi della gestione chi presta questi soldi. C'è qualche piccolo limite ai bonus. Ecco, allora io credo che si debba forse fare una riflessione un po' più ampia, si debba intanto questi soldi usarli per entrare nel capitale, lo Stato assumere esplicitamente da subito la maggioranza del pacchetto azionario delle azioni del Paschi, e credo che però qui ci sia un tema più generale. Probabilmente in questa fase di restrizione molto forte del credito esiste la necessità di ricostruire in qualche misura un polo pubblico del credito in Italia. Ecco, quindi tu dici, visto che il mercato non riesce a garantire credito alle imprese e alle famiglie, ricreiamo un'istituzione che davvero ragioni con logiche politiche in un contesto, perché lo spieghiamo appunto anche a quelli che ci stanno chiedendo come affrontare il problema della mancanza di credito, che una delle ragioni per cui non arriva il credito è che le regole alle banche private a tutela degli azionisti impongono di limitare, diciamo, di stringere i cordoni della borsa proprio quando alle persone servirebbe avere credito, cioè nei momenti di difficoltà, quindi bisognerebbe ribaltare. Sì, ecco, più che un'ottica politica direi un'ottica strategica, cioè l'ottica che può avere un investitore di lungo termine, e in particolare che può avere un investitore pubblico che è interessato all'ordinato funzionamento economico del sistema. Ecco, ora, questa prevengo i tweet dei nostri ascoltatori, ma così vuol dire poi avere politici che gestiscono soldi e che li possono dare con le logiche che... La verità è che le nostre privatizzazioni non hanno impedito una presenza politica nelle banche, e che il capitalismo relazionale italiano prescindeva largamente dal fatto che una banca fosse pubblica o privata. Noi abbiamo avuto presidenti di banche pubbliche che sono rimasti presidenti delle banche privatizzate per oltre 10 anni. Con tutti i legami politici che sono, ecco, che qui sono guarda, ben noti. A questo proposito mi è arrivata oggi una lettera di, diciamo, rettifica per un articolo che avevo scritto, dove sostanzialmente il capo delle fondazioni bancarie, che sono questi organismi che fanno da cuscinetto tra, dovevano fare da cuscinetto tra la proprietà pubblica e quella privata, in realtà sono diventati un po' dei feudi, mi precisa che le fondazioni non sono imbottite di politici, forse di ex politici. Ecco, questa era un po' la differenza, insomma, non erano politici prima, quando vanno come Chiamparino, poi peraltro vanno alla fondazione la voglio mettere un a po' San Paolo. Lo voglio mettere un po' in scherzo, il sistema bancario privatizzato italiano, erano pubbliche il 73% delle banche all'inizio degli anni 90, oggi nessuna è più pubblica, abbiamo privatizzato anche l'unica banca di sviluppo che avevamo, che era il Mediocredito Centrale. Il risultato qual è? Che oggi presidente dell'ABI diventa il dottor Patuelli, che io ricordo quando ero bambino, guardavo nelle tribune politiche rappresentare il Partito Liberale. Sì, più politico di lui, poi lui dice che sono 20 anni che fa solo il banchiere, però insomma... Sono felice per lui,
Mi sembra che, diciamo, se il risultato delle privatizzazioni doveva essere tenere lontana la politica, non ha funzionato molto bene. Ecco, perfetto. Rispondo a un tweet che ci è arrivato prima su un'affermazione di Tremonti ieri. Ieri il ministro Tremonti ha detto il vero contratto segreto non era nelle casse del Montepaschi, come appunto rivelato dal Fatto Quotidiano, ma era nelle casse della Banca d'Italia. Ecco, questo era. Quindi il nostro lettore Leo Fernando ci chiede, a questo punto Monti, Draghi e tutti gli altri non dovrebbero, la Consob, non dovrebbero dimettersi? Ecco, va chiarito un po', l'artificio retorico di Tremonti era molto ben riuscito, ma non intendeva esattamente in senso letterale, intendeva dire che le ispezioni della Banca d'Italia, come da verbale del 2010 rivelato dal giornale online L'Inchiesta, ripreso anche da noi, dimostrano che la Banca d'Italia sapeva che c'erano problemi, sì, proprio sui derivati, proprio sul rapporto con Nomura, mancava, come dire, l'ultimo tassello, che era il contratto rivelato dal Fatto Quotidiano. Se poi Draghi o Visco dovrebbero dimettersi, tu che pensi? Visco e Draghi dovrebbero fare ammenda per quello che gli è sfuggito in questi 2 anni, per quello che forse potevano fare? Questo dipenderà dalle evidenze che emergeranno dalle indagini. Io dico un'altra cosa, dico che trovo molto divertente il fatto che noi siamo popolati di politici che stanno tornando con le loro astronavi da Marte, dove evidentemente sono stati negli ultimi 20 anni. Tu dici chissà dove era Tremonti quando Montepaschi faceva quello che ha fatto. Tremonti ha fatto il ministro, ecco, del tesoro, che non era propriamente una sede lontana dal mondo, dal sistema bancario, e questo purtroppo sta succedendo in molti casi. Devo dire che una delle pantomime più meno divertenti che trovo è quella sull'IMU, no? Certo. L'IMU l'hanno votato tutti, adesso tutti dicono che va levato a metà del tutto, eccetera. A me viene sempre in mente una vignetta di Altan meravigliosa, che c'è un signore che dice, dicono che diminuiscono le tasse dopo le elezioni, e l'altro gli risponde, tu votali dopo le elezioni. Ecco, appunto, allora fermiamoci allora qui sulla parte banche, perché ci chiedono cose anche molto concrete via Twitter i nostri lettori, spettatori, non so bene come si dica nel caso di frequentatori del sito, ecco. A una domanda tu in parte hai già risposto, cioè ci chiede per esempio, non riesco bene a leggere il nome dell'account, ma The Service ci chiede aiuto ai giovani, certo, un prestito, certo, per, certo, di 5.000, certo, euro a figlio, sono richieste le firme di entrambi i genitori. Tu, questo è uno di quei casi in cui dovrebbe intervenire secondo te una banca pubblica, cioè se per aiutare i giovani per esempio a pagarsi le rate di un master o a pagarsi il mutuo della casa, anche in quel caso può intervenire? Io trovo che sia sbagliato pagarsi le rate di un master, nel senso che trovo che l'istruzione e la formazione universitaria dovrebbero essere pubbliche e dovrebbero essere pagate dallo Stato, e che questo sia un segno di civiltà di un paese. Dove si fanno i prestiti per studiare, come succede negli Stati Uniti, si è creata una sorta di gigantesca bolla anche su questo, con interessi che si accumulano e l'impossibilità di pagare per i malcapitati che hanno fatto questi studi. Noi dovremmo tornare a un'idea di una società in cui ci sono delle pari opportunità per tutti, non soltanto per chi ha più soldi, e lo Stato dovrebbe garantire tutto questo. Ecco, io qui, come dire, faccio un outing scontato, perché l'ho messo anche nella biografia che ho sul sito. Io ho fatto università privata, ho fatto la Bocconi, sono andato alla Bocconi non perché, come dire, mi piacesse particolarmente l'ambiente, ma perché se si chiede in giro, certo, alla fine la Bocconi, certo, aiuta più di università pubbliche, magari anche di pari livello, ma la Bocconi è considerata meglio sul mercato, certo, del lavoro. Da no, questo no, punto non di è vista, il tuo caso, però non tutti i prodotti della Bocconi, secondo me, questo, hanno dato buoni risultati. Questo è una cosa su cui sono d'accordo anche io, ma però quello che ti voglio chiedere è questo, cioè, ed è secondo me un'obiezione che i nostri lettori non ci stanno facendo, quindi la faccio io al posto loro. Noi in Italia abbiamo ragionato per anni con l'idea di costruire un buon livello medio di istruzione, non abbiamo mai fatto quello che è stato fatto per esempio in Francia, cioè di costruire dei centri che costruissero una classe dirigente adeguata. Giusto. Il risultato, giusto, è che, come abbiamo visto in questi ultimi 20 anni, portiamo in Parlamento o ai vertici delle banche o delle fondazioni delle persone, come dire, di dubbio spessore. Non credi che forse a fianco, sono di una garanzia, come dire, di parità d'accesso serve anche, certo, una qualcosa, certo, di eccellenza? Serve una qualcosa di eccellenza. Io ho avuto la fortuna di studiare in una università di eccellenza, che è la Normale di Pisa, e per me è stata assolutamente fondamentale per la mia vita, per la mia formazione. Per fortuna era un'università pubblica.
Il punto fondamentale è che non solo non stiamo facendo questo, ma negli ultimi anni abbiamo ridotto pesantemente le spese per la formazione e per l'università. Cito soltanto un dato: dal 2008 al 2012 il fondo di finanziamento universitario per l'università è stato ridotto di oltre 800 milioni di euro. Questo significa che noi stiamo distruggendo il nostro futuro. Perché 800 milioni di euro durante il governo Berlusconi, praticamente. Tra il governo Berlusconi e Monti. E Monti, certo. L'ultima stangata, la data di 300 milioni, se non ricordo male, il governo Monti e tutti quelli che l'hanno votato, perché poi anche qui, certo, di marziani ce ne sono di diversi tipi, sono quelli che sono stati sull'astronave e quelli che erano in Parlamento a loro insaputa e hanno votato le leggi di Monti a loro insaputa, evidentemente. Ecco, e l'altro punto concreto, poi ci avviamo un po' verso la conclusione, che ci chiedono, è ovviamente il fatto che in Italia ci sono 3 milioni di disoccupati. Ci scrive per esempio questo nostro follower via Twitter: la disoccupazione è dilagante, quali sono i vostri rimedi, la riforma Fornero vi aggrada e se non vi piace che cosa pensate di fare? Ovviamente il tema è enorme, però prendiamolo per punto. Proviamo. Cioè, disoccupazione, sono 3 milioni di disoccupati, un giovane su 10, non è uno su 3, le statistiche vengono spesso un po' manipolate, comunque sono tantissimi giovani sono disoccupati, cosa si può fare per loro? Si può interrompere le politiche di austerity depressiva che sono state fatte negli ultimi anni e che hanno portato depressione economica, un crollo dei consumi delle famiglie del 4% nel solo 2012, il peggiore dato dal dopoguerra in poi, hanno ridotto l'attività economica e dunque creato oltre 800.000 disoccupati e in compenso non hanno neanche risolto il problema del debito, perché essendo caduta l'attività economica è diminuito il gettito. È caduto il PIL, quindi il rapporto. E il rapporto è peggiorato. E dico soltanto questo: nel 2011 il rapporto debito-PIL era del 120%, alla fine del trionfale 2012, dopo 6 manovre correttive fatte da prima da Berlusconi e poi da Monti, siamo al 126%. Quindi devo mettere la postilla che c'è sui documenti ufficiali, che 3 punti sono per gli aiuti alla Grecia. Assolutamente, però gli altri 3 sono gli altri dovuti 3 sono tutti a nostri, questa. Certo. Ecco, allora da questo punto di vista noi quello che proponiamo è un piano, l'abbiamo definito un grande piano delle piccole opere, cioè non le grandi opere mastodontiche, ma un piano per la messa in sicurezza del territorio e per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale. E questa, devo dire, un'idea che qui al Fatto ci piace, perché la scrive sempre Marco Ponti, un altro nostro editorialista e blogger esperto appunto di infrastrutture. Le risorse per questo ci sono, se le sappiamo prendere. Queste risorse sono, era quello a cui accennavo prima, sono l'enorme quantità di denaro della criminalità organizzata, per cui abbiamo fatto una proposta per rendere efficace l'attività di recupero. E in cosa consiste? Ce la dici proprio in un flash? Ma sostanzialmente nel ridurre le procedure di recupero di questo denaro seguono i 3 gradi di giudizio, come quelli che riguardano le persone sostanzialmente. Noi proponiamo che ci sia soltanto un grado di giudizio, trattandosi di qualcosa che non impatta sul diritto, sulla libertà personale delle persone, e che sia creato un meccanismo per cui questo denaro è immediatamente spendibile, e questo è tecnicamente possibile, è posto a disposizione di progetti specifici. Va considerato che l'economia criminale fattura ogni anno in Italia qualcosa come 170 miliardi di euro, altri 120 miliardi sono quelli dell'evasione, e anche qui bisogna fare quello che nessun governo ha mai voluto fare, cioè affrontare seriamente il tema dell'evasione, cioè della grande evasione, che non è lo scontrino. Ecco, qui appunto dici un'altra cosa che ci stanno anche chiedendo via Twitter, cioè la lotta all'evasione come si fa? Si fa con redditometro e con i blitz a Cortino, per esempio contrastando una cosa che il 90% di voi che ci guardate probabilmente neanche sapete cos'è, cioè l'abuso di diritto, insomma, i modi in cui le grandi banche o le grandi imprese fanno delle scatole in Lussemburgo, eccetera, fanno girare i soldi e alla fine risparmiano qualche miliardo di tasse. Ovviamente, ovviamente per ogni sistema elusivo c'è la possibilità di intervenire. Non credo alle retate a Cortina possono dare una certa soddisfazione estetica, a me l'hanno data onestamente, però non servono a granché. Quello che serve, quello che oggi si può fare, è incrociare gli archivi informatici, gli archivi delle banche, e in questo modo si riesce a recuperare, a tracciare i grandi movimenti di capitale. Ecco, qua c'è una domanda molto concreta che ti giro subito. Quale approccio promuoverà rivoluzione civile rispetto agli accordi fiscali con la Svizzera? Sapete che c'è questo famoso negoziato da mesi, sì, per recuperare una parte, per tassare i soldi che sono stati portati in Svizzera dai nostri evasori fiscali sostanzialmente. Il punto problematico è che se lo fai male diventa un condono, cioè quelli pagano una quota e poi sono arrivati
riparo dal fisco. Esatto, che quello, cosa... che, quello che è stato fatto da Tremonti, il quale ha rimpatriato 100 miliardi di euro, consentendo a chi li aveva portati all'estero di pagare un obolo del 5% sul valore. E di tra i beneficiari sappiamo soldi. Che c'era anche questo Baldassarri di Montepaschi. Esatto, ho trovato abbastanza divertente che il giornale scrivesse che grazie allo scudo fiscale erano rientrati questi soldi, potevano parlarne forse con Tremonti prima. Allora, se si fa un accordo di questo tipo, questo accordo deve prevedere un'entità del recupero molto, molto maggiore. Mi sembra che il governo Monti non abbia voluto farlo, questo accordo, abbia tirato le cose in lungo. Personalmente sono convinto che in una situazione di emergenza, quale quella in cui ha operato all'inizio il governo, si sarebbero dovuti prendere questi soldi anziché procrastinare le pensioni per alcune classi di età, cioè, di 6 anni e cose di questo genere. Incassare subito piuttosto che... Era meglio incassare subito, ovviamente con incassare con una proporzione molto elevata, perché questo può effettivamente scoraggiare l'evasione. Qualunque altra cosa in realtà è un incentivo, perché ti dice se la fai franca poi alla fine ci puoi guadagnare qualcosa, insomma. Guarda, abbiamo proprio 2 minuti, ti chiedo solo un'altra cosa su questo argomento lotta all'evasione. Si parla moltissimo del redditometro. A te convince questa cosa anche dal punto di vista sia fattuale, cioè sia di verificare se le spese in debito eccetera, sia anche psicologico, cioè l'idea di creare quello che qualcuno ha definito un po' un sano clima di terrore per Befera, mi pare poi si è scusato, quello dell'Agenzia delle Entrate. Ma io non credo che il problema sia creare un clima di terrore, credo che si debbano creare dei disincentivi forti all'evasione, che è l'unica possibilità, perché poi al di là di quello che tu recuperi oggi, poi il reddito emerga, nel senso che ci sia una, come la chiamano, una compliance fiscale spontanea e la gente dichiara quello che ha guadagnato. Io, il redditometro è uno strumento che ha senso in un paese in cui l'evasione è molto elevata, rischia di avere l'effetto distorsivo che in parte hanno avuto gli studi di settore, che avevano un principio. Cioè di dare per scontato che se uno ha un certo livello di reddito, un certo livello di spese, perché o stai evadendo o non stai evadendo. Io credo, quello che ho detto prima, che la cosa più importante sia incrociare gli archivi informatici, e ce n'è un'altra molto importante, dare un reale empowerment alle persone, fare capire che c'è un appoggio politico dello Stato a chi opera per il recupero dell'evasione. È chiaro che questi messaggi per molti anni non sono stati dati, come qualcuno ricorderà, nel 2004 Berlusconi è andato addirittura all'inaugurazione, alla festa della Guardia di Finanza, nel novembre del 2004, se non ricordo male, a dire che tutto sommato l'evasione era giustificata se lo Stato chiede più del 30%. Il vero problema è che c'è una classe di cittadini molto ampia, che sono i lavoratori a reddito fisso, i pensionati, che non possono permettersi di evadere per il semplice motivo che fisicamente non lo possono fare questo. Questo ha creato una gravissima sperequazione all'interno del nostro paese, così come, e questo è l'ultimo punto che volevo sottolineare, l'evasione crea uno, come dire, distorce anche la concorrenza, nel senso che se io sono un operatore economico che fa tutto a regola, certo, e a fianco il mio vicino evade, ha dei costi molto più bassi e caccia fuori mercato me. Ecco, tutto questo nel nostro paese non può continuare. Non è soltanto un principio, come dire, di astratta legalità o di moralismo, ha a che fare con la nostra competitività e con l'equità sociale. Ecco, questo è l'ultimo messaggio che mi piacerebbe dare. Una cosa il modo sbagliato di affrontare questa crisi ci ha insegnato, ed è che non si può uscire da questa crisi se non si affronta anche il problema dell'equità sociale. E tu dici la lotta all'evasione non va fatta solo per fare cassa, ma perché anche eliminare un po' di distorsioni. E credo che la cosa più importante, il messaggio più importante che si dovrebbe dare, e questa è una delle nostre proposte, è che quanto viene recuperato dalla lotta all'evasione vada immediatamente e percepibilmente subito a detrazione, a ridurre le aliquote IRPEF, a cominciare da quelle più basse. In questo modo finalmente i cittadini di questo paese, tutti, capirebbero che chi evade le tasse non fa uno sgarbo allo Stato, ma ruba i soldi a loro. Bene, allora ci sarebbero ancora tanti tweet a cui rispondere, ma noi ci siamo
dati l'impegno di rimanere in tempi, diciamo, televisivi, anche se siamo sul web, dove in teoria si potrebbe continuare a oltranza. E quindi a me non resta che salutarvi. Vi ricordo appunto di continuare a scriverci comunque a Fatto TV, a Question Time, al mio account Stefano Feltri, anche perché appunto queste trasmissioni sono un po' un esperimento e vogliamo migliorarle. Noi continueremo comunque, e lunedì 4 febbraio, sempre in questo spazio, e circa la stessa ora, dovrebbe essere intorno alle 16, avremo Stefano Fassina del PD, a cui abbiamo tante cose da chiedere, anche perché appunto lui è uno, non era in Parlamento, ma il suo partito sì, e quindi non può fare il marziano su tante questioni, diciamo, come per usare la metafora di Vladimiro. Quindi ringrazio voi che ci avete seguito, ovviamente lo potete poi anche rivedere nella parte video del nostro sito, questo dibattito. Ringrazio Vladimiro Giacchè, che appunto è nostro editorialista provvisoriamente prestato alla politica, e appunto vi do appuntamento qui a Question Time alla prossima puntata. Grazie a tutti.